10 marzo 1831, a supporto della sua guerra in Algeria, incorporando tutti gli stranieri che avessero voluto firmare volontariamente un ingaggio. Anche le cronache di questi anni ci parlano di volontari, partiti anche dal nostro paese, disposti a morire per difendere, imbracciando un fucile, il diritto del popolo curdo alla sua esistenza, in Siria, come in Iraq e in Turchia, inseguendo l'utopia di un grande Kurdistan. Animati da una visione politica del mondo sicuramente molto diversa, sono i volontari, barra mercenari, e di nuovo è accertata la presenza di italiani che da tempo combattono nella regione del Donbass, in Ucraina, a fianco dei filorussi o a favore del governo di Kiev. E chissà se anche per questi vale quanto diceva Erodoto, non esiste uomo folle al punto da preferire la guerra alla pace. Tiziana Prezzo, Sky TG24. Allora, lo vedete accanto a me, questo ragazzo, Davide Grasso, benvenuto. Un giorno è partito dall'Italia senza aver mai imbracciato un fucile, penso, mai neanche pensato di fare una guerra. Alla fine si è trovato a combattere nel nord della Siria con i miliziani turchi dell'YPG. Innanzitutto, Grasso, lei è d'accordo con il fatto che queste sono guerre di altri che persone come lei prendono e vanno a combattere, oppure in realtà sono guerre anche nostre? Ma io credo che sicuramente siano guerre anche nostre, se non altro per il fatto che in Medio Oriente le condizioni che si vivono e le guerre che sono avvenute sono comunque state causate dai nostri governi o dagli alleati dei nostri governi, quindi le condizioni che si vivono là sono comunque responsabilità anche dei governi occidentali, quindi è difficile tirarsi fuori a livello di responsabilità rispetto a quello che succede. Anche in Siria i nostri governi hanno supportato per anni purtroppo delle milizie islamiste, oscurantiste, a livello politico, a volte anche a livello economico e militare, e quindi le conseguenze che vediamo oggi sono anche nostra responsabilità. Però lei può capire bene che questa analisi la fanno milioni di persone che potrebbero essere appunto d'accordo con lei, ma di qui a sentire l'impulso personale di lasciare la propria vita e andare a rischiarla tra le milizie curde c'è un qualcosa di più. Vuole cercare in qualche modo di farlo capire, ecco. Sì, io posso dire che non sono partito, come dire, per una guerra qualsiasi, io sono partito anzitutto per una rivoluzione, che è la rivoluzione della Siria del Nord, che è l'unica rivoluzione democratica, femminista, egualitaria che esiste in Siria e che si oppone invece appunto all'involuzione che in Siria vogliono portare le milizie islamiste, compreso l'ISIS. E quindi la rivoluzione che io sono andato a supportare è diversa da tutti gli altri eventi che ci sono in Medio Oriente, mi coinvolge a livello umano e politico, perché io credo che senza un miglioramento delle condizioni sociali anche in Medio Oriente sia impossibile conservare una convivenza nel mondo attuale, per esempio tra noi europei e i ragazzi medio orientali. Anche molti eventi luttuosi che sono avvenuti in questi anni hanno comunque le loro radici in parte in questi fenomeni, e quindi mettersi in prima persona significa cercare di fare quello che si può per migliorare le proprie condizioni assieme a quelle degli altri, perché poi comunque le riforme sociali che sta facendo la rivoluzione della Siria del Nord in Rojava, se venissero fatte anche da noi sicuramente sarebbe un beneficio per esempio per gli italiani o per gli europei. Di fatto, lei quanti mesi è stato e che tipo di esperienza poi ha riportato in Italia? Questa rivoluzione di cui lei parla in qualche modo è riuscita, sta riuscendo? Sì, allora io sono stato 7 mesi la prima volta nel 2016, poi sono tornato come civile nel 2017 per un paio di mesi quest'autunno. E devo dire che questa rivoluzione sta succedendo sul piano sociale, rivoluzione confederale tra l'altro che non va ridotta una rivoluzione curda, perché in realtà almeno la metà dei combattenti oggi sono arabi, ci sono anche combattenti assiri, cristiani, e la popolazione di quella regione in realtà è molto diversificata. Ci sono oltre 4.000 comuni che sono organismi di autogoverno dei quartieri, delle città, dei villaggi,
che permettono alla popolazione di prendere in mano la propria vita quotidiana dopo decenni di dittatura. Ci sono le case delle donne che proteggono le donne dalle molestie, dalle violenze in famiglia, dalla segregazione, dal matrimonio obbligati e quant'altro. E ci sono delle cooperative dove chi fa un lavoro fisico usurante viene pagato leggermente di più di chi fa un lavoro intellettuale o d'ufficio, quindi con un capovolgimento delle logiche che ci sono qui da noi. Quindi il successo a livello politico, secondo me, c'è lì nel nord. Il problema è che adesso c'è l'attacco militare che la Turchia sta portando a questa rivoluzione, in particolare ad Afrin, e sta cercando di distruggerla perché non si confà ai criteri islamisti, reazionari, oscurantisti del governo turco e di altre potenze della regione, come l'Arabia Saudita, per esempio. Grasso, l'ultima domanda che abbiamo 30 secondi. Noi ci stiamo chiedendo in questi giorni, in queste ultime 24 ore in particolare, cosa bisogna mostrare, cosa bisogna fare affinché il pubblico, anche italiano, si mostri più sensibile a quello che sta accadendo. Una volta che è sensibile, cosa in realtà può fare? Non tutti possono prendere e partire. Secondo lei, cosa bisognerebbe fare? Ma allora, innanzitutto, secondo me è impossibile attraverso le immagini comprendere la guerra. Questo io l'ho imparato dopo essere stato in guerra perché avevo visto immagini per anni, ma mai mi sarei immaginato che cos'è vivere sul serio dall'interno queste cose. Penso che voi giornalisti potreste, come dire, eliminare un grande scetticismo che c'è oggi nel pubblico, che forse anche parte di questo problema cui lei accennava, nel mostrare comunque i crimini di tutte le parti in causa. Per esempio, in questi giorni si parla di bombardamenti chimici su Douma ed è giusto, però quando il 16 di febbraio ci sono stati i bombardamenti chimici su Afrin, appunto sulla rivoluzione della Siria del Nord, nessuno ne ha parlato perché a commetterli era la Turchia, che è un nostro alleato, alleato del Beh, governo no, diciamo italiano, noi quando di invece il regime siriano. dei bombardamenti di Erdogan abbiamo parlato a lungo e continueremo a farlo, anche perché ricordiamo che bombarda chi avevamo salutato come grande liberatore di Kobane, di Manbij e di tutto il nord della Siria solamente un anno fa. Grazie mille a Davide Grasso, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, torneremo a parlare ovviamente.